Maxi Lopez, è arrivato anche Tolian. Maxi Lopez guarda verso la porta, serve Berardi che si gira con spazio, cerca il corridoio per Frattesi ma la palla non passa, ancora Berardi, inventa aprendo per Kyriakopoulos, prende i passi, va dentro per il colpo di testa, l'inserimento è di Frattesi per il vantaggio del Sassuolo dopo 27 minuti, 1-0. E questo è l'inserimento di Frattesi, grandissimo, si esce e poi questo cross, la palla finisce sulla testa di Frattesi che è in sacco. Gran palla di Kyriakopoulos, tutto solo però Frattesi, si è aperta la difesa dello Spezia, un po' ha seguito Berardi, un po' ha seguito Pinamonti e lì dentro si è infilato Frattesi. Sì, ma Albe, su un gol subito c'è... Sbaglia completamente forse Maxi Lopez, da Lorente, in mezzo c'è Pinamonti, il cross basso, ancora Lorente, palla sul sinistro, poi con il destro per Frattesi! Eccolo l'episodio che cambia la partita, Frattesi 1-0 Sassuolo. Qui riconquista palla alta il Sassuolo su un errore da parte di Ebossé, subito bravo Lorientè a trovare con questo tocco d'esterno chi Frattesi che si inserisce sempre con costanza e questa volta riesce a bucare. Frattesi non ha cercato Pinamonti, sbaglia Ebossé, il lavoro in costruzione, Maxi Lopez va da Lorientè che qui sbaglia, primo pallone, poi trova una grande giocata per Frattesi, Silvestri non chiude il suo angolo. Ci aspettava forse un pallone in mezzo per Pinamonti, Frattesi invece sa come calciare, sa dove calciare, sa come fare. 1-0. Situazione analoga all'azione precedente pericolosa del Sassuolo, sempre di Frattesi che da quella posizione questa volta ha cercato la porta, è riuscita a bucare Silvestri sul primo palo. Appena potremo andremo da Ilaria Alessio. Andiamoci subito, Ilaria. Sì, per raccontarti in realtà la fotografia del cambio di D'Ambrosio, è stato applaudito da tutti i compagni. Attento al cross di Rogerio, a rimorchio Frattesi, pareggia la partita per il Sassuolo al 60esimo, il puntuale, solito e atteso inserimento di Davide Frattesi, 3 gol in campionato per lui, 1-1. Primo assist in campionato per Rogerio, cross potente, cross tagliato, cross preciso. La difesa dell'Inter stavolta si è fatta trovare un filo aperta e in queste situazioni Frattesi non perdona mai. Sì, Bastoni va a stringere verso Acerbi, manca Di Marco, ma ripeto, l'inserimento di Frattesi arrivava da lontano, accelerato negli ultimi passi, è saltato per arrivare di piattone, la tiene bassa, grande palla di Rogerio. Pallone profondo con Faraoni che viene messo giù da Kyriakopoulos, Santoro gli dice di rialzarsi, Traoré prova ad accendere lui la luce, rientra, va sul sinistro ancora Traoré, passa, la mette bassa e l'inserimento non poteva che essere di Davide Frattesi che fa 4 in campionato ma fa soprattutto 2-1. Soltanto all'11esima, l'anno scorso in tutta la stagione ne aveva fatti 4 in Serie A, grande giocata però di Traoré che qui finta su Ien, poi va proprio da quel lato e Frattesi taglia davanti a Sulemana, anticipato anche Magnani, Montipò battuto 2-1 Sassuolo. Frattesi, Traoré, prosegue la corsa Frattesi, pallone incrociato su Berardi, Frattesi se la sposta, Frattesi può incrociare, infila sul suo palo Tatarusanu, 2-0 Sassuolo in 22 minuti, il quinto gol in campionato di Frattesi. 1-2 fantastico da parte del Sassuolo che decide sempre di muover palla, si muove negli spazi. Un 1-2 molto pesante da un punto di vista mentale. Qui Tatarusanu si è fatto infilare sul suo palo. Sì, si è fatto infilare, però se andiamo a vedere bene anche il movimento di Frattesi che va tra i due difensori, Calabria e Calulu, per poi riattaccare verso il primo palo. In quel caso c'è stata poca comunicazione da Calabria verso proprio lo stesso Calulu che deve prendere la marcatura, non puoi rimanere così lontano da soprattutto su un giocatore come Frattesi che si inserisce sempre. Pichel, brutta palla per Sernicola in orizzontale, ne approfitta Lorientè che accelera, salta Pichel, Lorientè, altro tentativo di dribbling, arriva Maxi Lopez, la mette in mezzo, Lorientè con il tacco, Frattesi si gira, Frattesi 2-0 Sassuolo, punita la Cremonese. Quello che ti dicevo prima, quasi una condanna per la Cremonese, questa palla orizzontale non la puoi giocare se non sei sicuro al 100 per 1000, no al 100%. Bravo e fortunato Sassuolo, Lorientè con il tacco, colpisce Frattesi che, dici bene tu, sente la porta, mette in buca il gol numero 6. Questo è un gol da attaccante, non da centrocampista, questo è un gol da attaccante che quando si aggiusta la palla la sente, sa che là c'è il secondo palo dove non può arrivare il portiere,
e la infila. Una condanna, tipo, per la Cremonese. Vai dentro, buttati. Vogliono andare a pareggiarla. Torsvet. Bairami lascia Rogerio. Il cross di Rogerio. Frattesi! E stavolta l'inserimento è perfetto. Ed è perfetto anche il colpo di testa. Torna definitivamente in partita il Sassuolo. 3-2. Assolutamente, ma ancora una volta l'inserimento della mezzala opposta. Frattesi. Prima abbiamo visto Matheus Henrique. Mette una palla bellissima, vedi Aslani qua, se lo perde, gli fa un grandissimo movimento perché prima gli attacca dietro, poi gli passa davanti. Grande gol questo del Sassuolo. Allora, questo tipo di inserimenti in questa partita li abbiamo visti tantissime volte per il Sassuolo. A volte hanno funzionato come queste altre due volte, ma sono sempre stati pericolosi, cioè poteva capitalizzare anche di più il Sassuolo.